Storytime, Evoluzione Radio. Eccoci qua ragazzi, bentornati su Storytime, sono Federico. Oggi parliamo di motori, ma di strade soprattutto, e della loro anche manutenzione. Mi trovo qui con Paolo Bressan, che è titolare di OMS SRL. Appunto, parleremo di macchinari stradali, giusto? Esatto. Ok, allora raccontaci un po' appunto di che cosa ti occupi, anche la storia di OMS. Ciao a tutti, innanzitutto mi occupo di macchine stradali, come dice il nome della nostra azienda, OMS, nella fattispecie Officina Macchine Stradali. Ci occupiamo di quelle macchine grosse e ingombranti che asfaltano le strade, che spesso danno anche fastidio al traffico di tutti i giorni. Ci occupiamo di macchine, ci occupiamo dell'assistenza, ci occupiamo del commercio delle macchine e dei ricambi. La nostra azienda nasce fondata dal papà, nasce nel 1989, mio padre faceva già questo tipo di attività per un'azienda milanese che si occupava di importazione di macchine dall'estero. Nasce questa azienda, ci configuriamo inizialmente come azienda di servizi per una piccola zona, dopodiché siamo stati individuati da un costruttore tedesco per seguire la parte sempre di assistenza di tutto il mercato italiano. Pian pianino la nostra storia si è evoluta e abbiamo incominciato a collaborare anche con un marchio principalmente giapponese. Questa è un po' la storia riassunta, della storia dei 30 anni riassunta in pochissime righe. Abbiamo incominciato a collaborare con questo costruttore giapponese, abbiamo incominciato con il mercato italiano. Con loro abbiamo sviluppato alcuni prodotti propriamente per il mercato italiano ed europeo, e pian pianino negli anni questa collaborazione è sempre cresciuta e siamo arrivati oggi ad essere importatori per l'Italia e Svizzera e consulenti commerciali, tecnici, nonché il centro ricambi per tutto il mercato europeo. Ok. Quindi, insomma, una storia sicuramente ricca. Sì. Raccontaci un po', quindi, nello specifico, i servizi che offrite in questo momento. Noi oggi offriamo nel mercato italiano, prevalentemente commerciamo questo marchio, Sumitomo, commercializziamo nel mercato europeo, per cui siamo importatori esclusivi per tutta Europa, un altro marchio di macchine che fanno le strade più piccole, che si chiama Anta, sempre giapponese. E offriamo ovviamente le macchine, quindi i prodotti, offriamo i servizi, assistenza tecnica, consulenza tecnica da remoto o addirittura in cantiere, offriamo tutto il servizio ricambi, offriamo tutti gli equipaggiamenti che ruotano intorno al mondo dell'asfaltatura. Ok, quindi tutto ciò che ruota intorno al mondo dell'asfaltatura, come hai detto, gli interventi nello specifico che fate, quindi quali sono? Dunque, quali magari sono quelli che vi capitano più spesso, quelli sì, più richiesti? Diciamo che l'iter della nostra azienda è intanto promuovere i nostri prodotti, quindi intervenire con le nostre macchine dimostrative direttamente sul cantiere per poter illustrare, per poter mostrare dal vivo come funzionano le nostre macchine e quali sono i loro vantaggi. Interveniamo poi sul campo anche quando il cliente ha qualche problema tecnico sulle macchine, che non sono prettamente solo le nostre, ma anche quelle di altre marche, per cui interveniamo sul cantiere quando il cliente ha delle rotture, delle anomalie, facciamo interventi di riparazione, interventi di consulenza sul cantiere, molto spesso anche telefonicamente, e forniamo anche ricambi per tutte queste macchine. Ok, e le differenze che sussistono tra gli altri paesi? Voi appunto lavorate in Italia, giusto? Noi lavoriamo, commercializziamo le macchine solo in Italia. Ok. Abbiamo un agente, un commerciante, un rappresentante che fa su tutta l'Italia, e io nella fattispecie seguo più il mercato europeo. Ok. Quindi seguo, adesso stiamo sviluppando alcuni mercati come l'austriaco, il mercato del Belgio, stiamo implementando le collaborazioni in Polonia, in Francia, dove abbiamo appena venduto una bella macchina, un'impresa molto importante nel mercato europeo. Stiamo crescendo anche in Portogallo con i nostri concessionari lì, in Spagna, dove stiamo incominciando, il concessionario sta facendo tanta attività e sta incominciando a vendere. In Norvegia stiamo riprendendo le attività dopo c'era stata una battuta di arresto causata dalle nuove normative dei motori che ci hanno un po' bloccato per un anno e mezzo.
insomma, stiamo sviluppando, allargando gli orizzonti, sì, sicuramente. Sì, 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 sì. E i progetti futuri anche per quanto riguarda le tecnologie del vostro settore quali sono? Ma stiamo uscendo oggi con una macchina, le macchine di ultima generazione con le motorizzazioni in Euro 5 che hanno alcuni implementi. Noi tendiamo a dipendere dal costruttore, ovviamente come consulenti proponiamo le nostre richieste, le nostre esigenze, le esigenze che poi sono quelle del mercato italiano piuttosto che di altri paesi europei, e cerchiamo di adattare alle esigenze dei clienti. Cerchiamo con i costruttori di mantenere la parte elettronica sempre in secondo piano, o comunque di avere l'interfaccia con gli operatori, con gli utenti, il più semplice possibile. Ok, ok, quindi interfacce semplici per ottimizzare appunto il lavoro. Lasciamo i tuoi contatti, Paolo, lasciamo i contatti di OMS, se sei d'accordo. Sì, sì, sì. Li troviamo ovviamente sul loro sito, che è omsbressan.it. Li troviamo ovviamente sui social, OMS Bressani Italy, e anche su Facebook con lo stesso nome. Li troviamo al telefono 0331 462350 e alla mail info@omsbressan, senza la i? Senza la i. Senza la i.it. Vuoi aggiungere qualcosa, Paolo, o anche solo ringraziare qualcuno? Ma ringrazio sicuramente mio padre che ha fondato l'azienda, i miei fratelli che mi stanno dando un grandissimo supporto, e ringrazio tutti i ragazzi che lavorano con noi, perché sono veramente una squadra d'oro. Noi invece ringraziamo te, Paolo, per il tuo intervento qui a Storytime, è stato un piacere. Grazie mille. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra qualche minuto con qualche nuova intervista. Storytime, Evoluzione Radio.